Allora, continuiamo questa sera parlando di tre tipi di pace. Stiamo facendo un percorso che riguarda naturalmente la guarigione dell'anima, stiamo sviluppando, guardando alcuni soggetti che sono importanti per la nostra vita. E uno di questi è proprio la pace. La pace tante volte viene spesso sponsorizzata, però la domanda è dove si trova la vera pace? Come sempre noi abbiamo il nostro foglio in cui c'è scritto avere più pace se. Quello che naturalmente abbiamo scritto dopo se è il nostro attuale concetto di pace. E come sempre dobbiamo sempre guardare se questo concetto di pace si collega al concetto di pace di Dio. Se non è così, naturalmente dobbiamo allineare i nostri pensieri con quelli di Dio. Perché? Perché altrimenti andremo in una strada sbagliata dove che naturalmente ci allontaneremo, anche se poco, un po' da Dio. Allora, la pace. Pace sulla terra, benevolenza fra tutti gli uomini, questo è quello che tante volte il mondo vuole. Oggi più che mai sentiamo spesso parlare proprio di pace, ma nessuno può garantire la pace tra gli uomini. Perché? Perché non possiamo, nessuno di noi può controllare le circostanze, né possiamo controllare il prossimo. Vediamo anche che i popoli firmano e infrangono trattati di pace con una regolarità praticamente angosciante. Ancora si guarda in televisione, si vede un gruppo di manifestanti per la pace che incontra un altro gruppo simile, che stanno magari facendo un'altra manifestazione e poi finiscono addirittura per picchiarsi con le loro bandiere della pace e con gli striscioni. Quindi questa pace tanto desiderata dov'è? Le coppie anche si lamentano dicendo che si potrebbe avere pace nella famiglia solo se lui o lei potesse davvero cambiare. Ma dov'è questa pace? Allora, innanzitutto vogliamo parlare di tre tipi di pace, come ho detto nel titolo. Allora, la prima pace è pace con Dio, la seconda pace è la pace del Signore, e la terza pace è pace sulla terra. Quindi noi dobbiamo valutare se a nostra vita abbiamo questi tre tipi di pace. Allora, iniziamo subito dalla pace. Allora, qui sopra c'è qualcosa che tutti vogliono, tutti bramano. E questa cosa naturalmente è pace, la parola pace. Ognuno di noi vuole la pace, cerca la pace, vuole la pace in casa, nell'anima, nel lavoro, con gli amici. Il problema qual è? È trovare la vera pace. Lo sapete che oggi la maggior parte delle persone spendono enormi quantità di tempo e anche di denaro alla ricerca di che cosa? Alla ricerca di una pace. La cercano in ogni luogo, in ogni cosa e anche in ogni persona. E ci sono vari modi in cui la gente cerca la pace. Uno di questi è proprio questo, attraverso la società, attraverso il governo. Questo è il famoso simbolo della pace che è stato fatto durante un movimento negli anni 60-70 dagli americani che contestavano il loro impegno come americani nella guerra del Vietnam. Cosa hanno fatto? Hanno marciato, hanno protestato con questo simbolo sperando che qualcosa cambi, ma in realtà tutti i loro sforzi a un certo punto furono vani. Oggigiorno si parla sempre più di riforme sociali, di riforme politiche, di un sistema di governo diverso, si vota quel partito, quella persona, sperando che possa cambiare tutto della società, possa portare veramente pace, possa risolvere i problemi, diciamo, esistenziali. Però cosa succede quando noi guardiamo qualsiasi genere di governo, qualsiasi genere di politico? Tante volte c'è uno che è contento e l'altro che è malcontento. Quindi non può essere che tutti e due abbiano pace. Quindi anche attraverso la politica, il governo, le attività sociali, la realtà è che non si può trovare la pace. Quindi non possiamo trovare la pace attraverso la società. Altre persone cercano la pace in questo modo, attraverso l'amore, attraverso le relazioni personali. Però qual è il problema con queste relazioni? È che possono magari andare a bere per un po' e poi che cosa succede? Tante volte succede che ci sono litigi, c'è discordia e naturalmente in questo modo, se noi basiamo la nostra pace su un'altra persona, il nostro stato d'animo innanzitutto andrà tipo sulle montagne russe, andrà su e giù e poi ci troveremo di nuovo male. Quindi non possiamo basare la nostra pace su un'altra persona. Perché? Perché altrimenti quella persona ha un controllo completo sulla nostra vita.
E purtroppo vediamo quante volte siamo stati feriti da un'altra persona che prima diceva di amarci e poi che cosa è successo. E anche guardando scopriamo che una pace completa attraverso le relazioni è impossibile. Le statistiche dimostrano che il 50%, ma adesso le statistiche sono ancora più alte, di tutti i matrimoni finiscono con divorzio. Allora, ancora una volta, la pace non si riesce a trovare nelle relazioni e non possiamo delegare una persona umana per la nostra pace, perché prima o poi verremo delusi. Quindi la pace non si trova attraverso la società, non si trova attraverso le relazioni e tante persone cercano la pace attraverso questo, attraverso il denaro, attraverso i soldi, attraverso i beni. Se noi abbiamo abbastanza beni per comprare tutte le cose che noi desideriamo, allora avremo una vita piena di gioia, felicità e pace. In realtà non è così, perché chi ha molti soldi spende anche molto e vorrebbe ancora di più, senza parlare delle bollette che adesso arrivano proprio alle stelle. E naturalmente le persone desiderano trovare questa pace, avere una sicurezza attraverso, diciamo, il denaro, attraverso i beni, ma succede che il più delle volte il denaro non può portare la vera pace. Basta che pensiamo a quante persone famose, piene di soldi, di successo, che sono alla fine sono depresse e quante anche addirittura si sono suicidate. Quindi la vera pace non si può trovare nemmeno nel denaro. Abbiamo visto quindi che la pace non si può trovare né nella società, né nelle relazioni e nemmeno nel denaro. Nessuno può trovare la pace attraverso queste cose. Guardando la percentuale di divorzi, di crimini, di delinquenza giovanile, di suicidi, eccetera, vediamo che il mondo è un mondo senza pace. Ma allora dove possiamo trovare la pace realmente? La vera pace dove si trova? La vera pace si trova solo in Dio, che si trova in cielo. Noi invece siamo qui giù sulla terra e fra noi e Dio c'è una barriera. Questa barriera naturalmente è il peccato e quindi noi non riusciamo ad andare a Dio perché c'è questa barriera del peccato che ci impedisce di conoscere Dio e di avere la sua pace. Però Dio naturalmente ha fatto una cosa meravigliosa attraverso il messaggio del Vangelo, ha mandato suo figlio Gesù Cristo a morire sulla croce per noi. E dal momento che noi crediamo in Lui, possiamo finalmente ritrovare la vera pace, avere la pace con Dio. Quindi il primo tipo di pace è la pace con Dio che si ha attraverso Gesù Cristo. Romani capitolo 5, versetto 1 dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Quindi Gesù subì la punizione per i peccati dell'umanità, rendendo in questo modo però possibile finalmente la pace tra noi e Dio. Non è un qualcosa che noi dobbiamo sforzarci di ottenere, è qualcosa che Dio ci dona gratuitamente e ci dà naturalmente la nuova nascita. Quindi pace con Dio, che cos'è per noi? Pace con Dio, come cristiani, stiamo parlando come credenti nati di nuovo, la pace con Dio noi ce l'abbiamo in Cristo Gesù. Naturalmente, se una persona che sta ascoltando questo messaggio e non ha ancora la pace con Dio, la deve ricercare attraverso Gesù Cristo, attraverso il Vangelo. È impossibile trovare la pace, come abbiamo visto, attraverso la società, attraverso le relazioni, attraverso il denaro. Quindi la prima pace di cui dobbiamo avere, di cui abbiamo bisogno, è proprio la pace con Dio attraverso Gesù Cristo. Gesù Cristo infatti viene anche definito come il principe della pace. In Cristo noi abbiamo pace con Dio, e questo significa che questa relazione non si potrà mai più rompere. Perché? Perché la salvezza che Gesù Cristo ci dà è una salvezza eterna. Quindi stiamo parlando della prima pace che riguarda la pace con Dio e come cristiani questa già l'abbiamo e quindi non dobbiamo ricercare la pace in altri modi. Quindi avrei più pace se, la prima cosa dobbiamo chiederci, o io pace con Dio, sono nato di nuovo, sono nata di nuovo. Allora, se naturalmente siamo cristiani e nati di nuovo, possiamo dire pace con Dio, questa l'abbiamo. E quindi la pace principale di cui abbiamo bisogno ce l'abbiamo. Passiamo a un secondo step, a un secondo passo. Allora, che cos'è? Magari guardandolo all'inizio può sembrare delle linee, un miscuglio di linee, di macchie, eccetera, eccetera. Però se guardiamo più attentamente possiamo renderci conto che quello è un ramo,
in cui ci sono delle foglie e poi in mezzo a questo ramo, su questo ramo, se guardiamo bene, ci accorgiamo che lì c'è un uccello femmina che sta col capo piegato verso il temporale e che protegge col suo corpo le uova del nido. Quindi parla di una tempesta, però parla di quelle uova che sono protette naturalmente da questo uccello che sta lì a proteggerle. E cosa ci parla questo? Ci parla della pace in mezzo alla tempesta. In mezzo alla bufera c'è una scena di pace, perché c'è una protezione da parte, diciamo, di qualcuno che ama qualcun altro. Questo significa che intorno a noi può esserci il caos, ma Dio naturalmente è più grande di tutte le nostre tempeste. E qui vogliamo parlare del concetto chiave di pace. Il concetto chiave di pace è una questione interiore, quindi non qualcosa di esteriore, non le circostanze, ma la vera pace ha qualcosa a che fare con qualcosa di interno. Anche perché quando una persona nella propria vita avrà tutte le cose che gli vanno bene? Assolutamente mai. Perché? Perché ci troviamo in questo mondo in cui naturalmente ci sono difficoltà, ci sono circostanze difficili, ci sono guai. Quindi non possiamo cercare la pace attraverso le circostanze, perché le circostanze cambiano e quindi magari un giorno avremo pace e il giorno dopo no. Quindi la soluzione per conoscere la pace è innanzitutto capire che la pace è qualcosa che riguarda una questione interiore. Quindi mentre la pace del mondo che vuole offrire il mondo è una pace esterna che riguarda le circostanze esterne, la pace di Gesù invece è qualcosa di profondo che non ha a che fare con le circostanze esterne. Anche perché il mondo ti può dare pace? No, perché ogni giorno guardando qualsiasi telegiornale scopriamo che nel mondo non c'è naturalmente nessun tipo di pace. E quindi qui vogliamo parlare del secondo tipo di pace. Quindi prima pace è pace con Dio e come cristiani l'abbiamo. E ora vogliamo parlare la pace del Signore. Allora queste sono parole di Gesù in Giovanni capitolo 16 versetto 33. Dice così, Gesù sta parlando ai discepoli. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Allora qui Gesù sta parlando ai discepoli e gli sta dicendo qualcosa di molto particolare. Tante volte magari parlando con le persone diciamo credi in Gesù e tutti i tuoi problemi scompariranno. Non è la realtà. Anzi, a volte i problemi aumenteranno. Perché? Perché ci troviamo dalla parte, diciamo, di Dio e naturalmente il nemico vuole mettere confusione, caos nella nostra vita. E Gesù stesso, parlando ai suoi discepoli, dice voi avrete una pace, però questa pace sarà in me. Nel mondo che cosa avrete? Non avrete una vita rose e fiori, ma avrete tribolazioni, cioè difficoltà. Ma io vi dico, fatevi coraggio perché io ho vinto il mondo. Quindi qui la pace del Signore, come abbiamo detto, è una questione interiore. Quindi le circostanze al di fuori possono essere un disastro, tribolazioni, difficoltà, guai, problemi, però noi possiamo avere la pace in mezzo a tutte queste circostanze in Cristo Gesù. Quindi, come abbiamo visto nel disegnino di prima, ci può essere la tempesta, ma noi siamo protetti, diciamo, da l'uccello che proteggeva i propri piccoli, le proprie uova. Quindi, anche in questo caso, Gesù dice più o meno la stessa cosa. Dice, purtroppo nel mondo avrete tribolazione, non vi nascondo questo. Però vi dico, fatevi coraggio, perché voi potete avere pace in me. Quindi, la pace del Signore. Però questa pace non è qualcosa di automatico. Questa pace dobbiamo appropriarcene, dobbiamo farla nostra. Quindi anche come cristiani che abbiamo già pace con Dio, dobbiamo appropriarci della pace del Signore. Tante volte anche come cristiani possiamo trovarci una vita senza pace. E perché? Perché la pace del Signore è qualcosa di cui abbiamo bisogno, dobbiamo appropriarci tutti i giorni in mezzo naturalmente alle tempeste della nostra vita. E ancora in Colossesi 3:15 dice così, e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Qui parla della pace di Cristo e ci dice che la pace di Cristo deve regnare nei nostri cuori.
non è qualcosa di automatico, non è qualcosa che o sono cristiano e di conseguenza ho la pace del Signore in ogni momento. No, dice che dobbiamo far regnare questa pace. Sapete, molte cose turbano il nostro mondo esterno, tante cose noi non possiamo controllare, le circostanze, le persone, non possiamo controllare tutte queste cose, però quello che possiamo controllare è la nostra vita, i nostri pensieri, le nostre emozioni, la nostra volontà, una questione interiore, come abbiamo detto. È interessante, dice, la pace di Cristo regni nei vostri cuori, e poi dice quella frase, siate riconoscenti. Quante volte abbiamo parlato in questi studi della riconoscenza? Dobbiamo essere riconoscenti in che cosa? Riconoscenti in quello che Dio fa per noi. Riconoscenti significa guardare non quello che ci manca, ma guardare quello che noi già abbiamo in Cristo Gesù. Quindi, ancora una volta, ci porta a puntare gli occhi non su ciò che non abbiamo, ma su ciò che abbiamo. E tante volte la maggior parte dei nostri problemi è proprio perché noi guardiamo quello che non abbiamo. Possiamo avere tutto, ci manca una sola cosa, e noi possiamo concentrarci su quell'unica cosa che ci manca e stare male. Oppure possiamo avere un'unica cosa e concentrarci su quella cosa e stare bene. Quindi dove puntiamo noi i nostri occhi? Qui dice la pace di Cristo regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La pace di Cristo, perché Cristo non cambia mai. Cristo è lo stesso ieri, oggi in eterno. Le circostanze cambiano, lui no. Ma allora domandiamoci, ma come possiamo appropriarci della pace del Signore? La risposta la troviamo in questi versetti che anche li abbiamo già meditati, però qui c'è proprio una formula, diciamo, per avere la pace di Dio. Filippesi capitolo 4, versetti 6 a 7. Dice così, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre preghiere, le vostre richieste a Dio, in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi ancora una volta vediamo questo versetto. Qui dice cosa dobbiamo fare quando ci sentiamo arrabbiati, ansiosi, delusi o preoccupati. La risposta semplice è pregare. Può sembrare una cosa scontata, ma chiediamoci realmente quando ci troviamo senza pace, cosa facciamo invece? Tante volte magari ci rivolgiamo per trovare la pace a quello che abbiamo visto prima, alla società, alle relazioni, ai beni, ma lì non possiamo trovare la vera pace, perché la vera pace si trova solo nel Signore. Quindi qui ci sta insegnando un segreto per avere la pace del Signore. Quindi la pace del Signore non viene in modo automatico nella nostra vita, ma dobbiamo far venire questa pace nella nostra vita. In che modo? Facendo conoscere le nostre richieste a Dio, in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Questo significa che dobbiamo trasformare le nostre preoccupazioni in preghiera. Questo è il concetto fondamentale. Se vogliamo avere la pace del Signore, dobbiamo imparare a trasformare tutte le nostre preoccupazioni in preghiera. L'insegnamento di questo brano non è limitato solo a qualche problema, perché dice non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa. Quindi c'è un nulla e ogni cosa che praticamente ci sta dicendo qualsiasi situazione tu stia vivendo, devi trasformare questa tua preoccupazione in preghiera. E ogni volta che noi trasformiamo le nostre preoccupazioni in preghiere, però voglio sottolineare ancora una cosa, trasformare le nostre preoccupazioni in preghiere, e ancora una volta c'è quelle parole famose, accompagnate da ringraziamenti. Anche qui vediamo come versetto prima, dobbiamo anche ringraziare, quindi dobbiamo puntare i nostri occhi non su quello che non abbiamo, ma su quello che già abbiamo. Quindi quando noi trasformiamo le nostre preoccupazioni in preghiere e quando noi ringraziamo Dio per tutto quello che abbiamo, cosa succede? Versetto 7. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, quando noi trasformiamo le nostre preoccupazioni in preghiera, la pace di Dio custodirà i nostri cuori. E dice questa pace, è una pace strana, perché dice supera ogni intelligenza. Cosa significa? Significa che la tua vita può essere un caos intorno a te,
possono esserci problemi, tempeste, eppure tu sei tranquillo, tu sei tranquilla. Perché? Perché hai trasformato le tue preoccupazioni in preghiere e hai portato a Dio dei ringraziamenti, perché hai puntato i tuoi occhi dove? Verso quello che Dio già ti ha dato. Quindi qui c'è proprio questo segreto per appropriarci della pace del Signore, trasformare le nostre preoccupazioni in preghiere, e questa pace che supera ogni intelligenza custodirà i nostri cuori. La gente addirittura dirà, ma com'è possibile? Quella persona gli sta succedendo qualsiasi problema immaginabile, eppure è in pace. È in pace nonostante tutto quello che sta succedendo. Com'è possibile? Perché noi ci siamo affidati naturalmente a Gesù Cristo. Quindi pace, abbiamo visto la pace con Dio, prima pace, come cristiani questa ce l'abbiamo. Poi c'è la pace del Signore, questa dobbiamo appropriarci, come? Trasformando le nostre preoccupazioni in preghiera. E poi c'è la pace sulla terra. La pace sulla terra è un desiderio bello, che però sappiamo che ogni persona sulla faccia della terra può bloccare questo desiderio, perché noi non abbiamo e non possiamo controllare nessuno. Tante volte si guarda i telegiornali e si dice, ah, quanto sarebbe bello se ci fosse un po' di pace, però c'è sempre qualcuno che rompe questa pace. Quindi, oltre ad essere in pace con Dio, dobbiamo imparare a essere anche in pace con il nostro prossimo. Romani capitolo 12, versetto 18, anche questo versetto l'abbiamo sentito, l'abbiamo letto così tante volte, proprio in particolare sul studio del perdono, e dice così: se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Quindi questo versetto l'abbiamo visto, quindi non andremo in profondità, sottolineiamo solo due cose. Allora, se è possibile, a volte non è possibile rimanere, essere in pace con tutti gli uomini. A volte è impossibile, perché noi possiamo controllare noi stessi, ma non possiamo controllare la risposta dell'altro. E poi la seconda cosa dice, per quanto dipende da voi. Ok, a volte non è possibile, però per quanto dipende da voi, fate tutto il possibile per stare in pace con tutti. Quindi qui vediamo il realismo proprio di Paolo, perché anche Paolo dice, purtroppo a volte sarà impossibile, però voi dovete sempre fare la vostra parte. Voi non potrete mai obbligare le persone a essere in pace con voi, però voi dovrete fare la vostra parte. Quindi noi desideriamo tante volte la riconciliazione con le persone, però a volte non potremo avere questa riconciliazione. Perché? Perché magari l'altra persona non lo desidera. Però dalla nostra parte dobbiamo sempre perdonare, perché quando ne perdoniamo creiamo un ponte. Se poi l'altra persona percorre questo ponte, allora possiamo arrivare anche a una riconciliazione, a una vera pace. Ma purtroppo tante volte le persone non vorranno percorrere questo ponte e noi naturalmente non possiamo fare nulla. Quindi noi dobbiamo però fare sempre la nostra parte, perdonare sempre tutti, costruendo sempre dei ponti e mai dei muri. E poi, se l'altra persona vuole essere in pace, saremo felici. Se l'altra persona non vuole essere in pace, purtroppo non possiamo fare nulla. Quindi la pace sulla terra, questa naturalmente la desideriamo e facciamo la nostra parte. Quindi questa pace dobbiamo cercare di averla con tutti, facendo la nostra parte. Desideriamo, la vogliamo, però a volte magari l'altra persona non vuole e non possiamo farci nulla. Quindi una divisione deve esistere solo se dall'altra parte non vogliono riconciliarsi. Non deve mai dipendere da noi. Anche questa è una cosa molto importante. Purtroppo le divisioni ci sono. Sappiamo quante divisioni si trovano oggi in famiglia, nella società, purtroppo anche nelle chiese, fra credenti. Però queste divisioni purtroppo esistono, però non devono esistere per causa nostra. Noi dobbiamo sempre tendere la mano, noi dobbiamo sempre perdonare, noi dobbiamo tenere sempre la porta aperta. E poi se l'altra persona non vuole, pazienza, non possiamo fare nulla. Però dalla nostra parte dobbiamo fare tutto il possibile. Poi c'è questo versetto molto bello, Matteo capitolo 5, versetto 9, si trova nel Sermone sul Monte, su quanto riguarda le beatitudini, e a un certo punto dice così: beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Questo versetto ci sta dicendo che dobbiamo adoperarci per la pace. Quindi se abbiamo la pace del Signore nei nostri cuori, abbiamo la pace con Lui, allora dobbiamo anche adoperarci per la pace con tutte le altre persone. Come possiamo adoperarci per la pace? Innanzitutto perdonando, creando ponti e non muri. E poi naturalmente, se vogliamo che anche le altre persone abbiano pace, dobbiamo presentargli il principe di pace, che naturalmente è Gesù Cristo. Quindi anche l'evangelizzazione in questo caso è importante. Perché? Perché quando evangelizziamo ci adoperiamo per la pace. Perché? Perché vogliamo far pace una persona con Dio stesso. Quindi beati, c'è una bella beatitudine per quelli che si adoperano per la pace, quindi che si adoperano a far pace con tutti gli uomini per quanto dipende da noi, ma anche predicando il Vangelo alle altre persone. Avrei più pace se. Quindi i tre tipi di pace di cui abbiamo parlato stasera è la pace con Dio, la pace del Signore e la pace sulla terra. Allora, la pace con Dio, come cristiani nati di nuovo, questa l'abbiamo. Se non abbiamo ancora questa pace con Dio, non possiamo nemmeno pretendere di trovare le altre due tipi di pace. Quindi pace con Dio è la prima cosa che dobbiamo cercare. La società, le relazioni, il denaro non ti può dar pace, ma Dio ti dà una pace completa e attraverso Gesù Cristo fai pace con Dio. Poi la seconda pace è la pace del Signore. Questa pace del Signore non è automatica, anche come persone, come cristiani nati di nuovo, di questa pace dobbiamo appropriarcene. Quindi non significa che visto che siamo cristiani avremo sempre pace, no. Innanzitutto ci saranno le circostanze difficili, ci saranno difficoltà. Ma che cosa dobbiamo fare per appropriarci di questa pace? Quello che abbiamo visto prima. Trasformare le nostre preoccupazioni in preghiera. Perché quando trasformiamo le nostre preoccupazioni in preghiera, allora possiamo avere la pace. E poi il terzo tipo di pace è la pace sulla terra. Questa naturalmente la desideriamo e non possiamo naturalmente fare nulla se l'altra persona non vuole aver pace, però noi dobbiamo fare sempre la nostra parte. Quindi il concetto chiave proprio per quanto riguarda la pace è una questione interiore. Noi non siamo in pace semplicemente perché le circostanze vanno bene, ma siamo in pace perché abbiamo Dio nella nostra vita. Abbiamo la pace perché trasformiamo le nostre preoccupazioni in preghiera e possiamo avere pace quando, con le altre persone quando noi facciamo la nostra parte. E quindi questa sera abbiamo parlato dei tre tipi di pace. Allora, come avete notato, siamo arrivati, diciamo, a un altro passo in più per quanto riguarda la guarigione dell'anima, in particolare il rinnovamento della nostra mente. Abbiamo fatto un piccolo percorso attraverso questi concetti in cui abbiamo voluto allineare i nostri pensieri con quelli di Dio. Abbiamo visto otto significati, otto cose che riguardano la nostra vita. Abbiamo iniziato dal successo e abbiamo detto che il successo, la chiave, il concetto base del successo è il traguardo e l'ubbidienza. Quindi se vogliamo essere persone che hanno successo, dobbiamo ubbidire alla parola di Dio. Il successo non sta nei numeri, quindi il successo non riguarda magari quante persone vengono in chiesa, ma il successo sta nell'ubbidire a Dio, nel predicare in un modo fedele, sia se le persone vengono, sia se le persone non vengono. Il vero successo quindi non riguarda i numeri, ma guarda naturalmente la fede. Poi abbiamo visto il significato. Il concetto chiave di significato è il tempo. Se vogliamo cose significative nella nostra vita, impegniamoci su cose che durano nel tempo, cose eterne. Quindi impegniamoci nel fare la volontà di Dio e qui abbiamo parlato anche del Tribunale di Cristo in cui verranno giudicate tutte le nostre opere che abbiamo fatto come cristiani. Riceveremo un premio oppure un danno. Quindi se vogliamo avere una vita piena di significato, impegniamoci nelle cose spirituali che durano in eterno. Poi abbiamo parlato della realizzazione, abbiamo visto i ruoli appropriati. In questo caso abbiamo detto che ci sono tre passi per la realizzazione. Il primo è capire chi siamo in Cristo, il secondo vivere il nostro ruolo come mariti, mogli, anziani, lavoratori, qualsiasi, secondo la volontà di Dio, in modo coerente, e poi il terzo passo
attraverso il ministero. Quindi il primo passo è conoscere la nostra identità in Cristo, vivere il nostro ruolo fedelmente e poi naturalmente ministrare attraverso i doni che Dio ci ha elargito. Altro concetto che abbiamo visto è il concetto della soddisfazione. Abbiamo visto che la soddisfazione è qualcosa che riguarda la qualità e non la quantità. A volte vogliamo fare mille cose, ma le facciamo mille cose e le facciamo male. Quindi è meglio impegnarci in poche cose, però impegnarci nel modo giusto. Abbiamo detto, è inutile che mi leggo 40 pagine della Bibbia e non capisco niente. È meglio che mi leggo un capitoletto e capisco quello che Dio mi vuole dire. Poi abbiamo parlato della felicità, guardare ciò che già abbiamo, quindi quello che abbiamo letto anche questa sera in vari versetti, ringraziare Dio, no? Quindi non guardare quello che non hai, guarda che è quello che tu già hai, perché se noi iniziamo a guardare tutto quello che ci manca, staremo sempre male. Invece, se guardiamo quello che Dio già ci ha dato, allora possiamo essere persone felici. E poi abbiamo parlato del divertimento. Il divertimento è qualcosa di spontaneo. Abbiamo detto tante volte, si vuole salvare le apparenze, abbiamo paura di quello che possono dire gli altri. E quindi tante volte mettiamo dei paletti, troppi paletti che diventano praticamente una legge al di sopra della legge di Dio. In realtà quello che noi dobbiamo fare è vivere la nostra vita in un modo spontaneo. Se piace a Dio, possiamo farlo. Se non piace a Dio, non lo facciamo. Però non facciamo le cose per piacere agli uomini. Perché? Perché qualsiasi cosa noi faremo, le persone ci giudicheranno. Ricordate, abbiamo fatto l'esempio. Giovanni Battista non mangiava e le persone dicevano è indemoniato. Gesù mangiava e diceva lui è un mangione, un beone. Quindi i due estremi, eppure le persone criticavano sia l'uno che l'altro. Quindi qualsiasi cosa che tu farai, le persone purtroppo ti giudicheranno. Quindi sii sicuro o sicura di fare quello che a Dio piace, perché noi vogliamo piacere a Lui. Poi abbiamo parlato della sicurezza, e la sicurezza riguarda l'identificarci con cose eterne, quindi abbiamo parlato della nostra identità in Cristo, abbiamo parlato di tante cose che riguardano cose sicure, eterne, come la nostra salvezza. Se noi ci basiamo sul denaro come sicurezza, in un attimo si può perdere tutto, possiamo avere una bella casa, un terremoto, un secondo, perdiamo tutto, ma niente può portarci via che cosa? Dio stesso. Cosa ci separerà dall'amore di Cristo? Assolutamente niente ci può separare dall'amore di Cristo. E poi oggi abbiamo parlato della pace. Abbiamo visto che è una questione interiore. Tre tipi di pace, quindi la pace con Dio, questa come cristiani l'abbiamo, la pace del Signore, questa dobbiamo appropriarcene, come? Trasformando tutte le nostre preoccupazioni in preghiera. E poi la pace con gli uomini, questa la desideriamo, dobbiamo fare la nostra parte, però se l'altra persona non vuole far pace con noi, purtroppo non possiamo far niente. Quindi abbiamo visto questi concetti, abbiamo voluto allineare i nostri pensieri con quelli di Dio per raddrizzare, possiamo dire, il nostro cammino cristiano per andare proprio nella direzione di Cristo Gesù. Prossimo studio che faremo il prossimo venerdì, continueremo naturalmente con la guarigione dell'anima, inizieremo a guardare altri temi, parleremo in particolare della delusione. Come affrontare la delusione? Tante volte è difficile affrontare la delusione, però c'è un modo che possiamo affrontarlo e anche un modo per evitare la delusione. E questo sarà il tema della prossima volta. Che Dio ci benedica. Amen.